È primavera, svegliatevi bambine. Buongiorno cari amici del Nimesh Live, come state? È il primo giorno di primavera. La cantava anche i Dick Dick questa canzone, non anche, loro la cantavano, ma il tempo è un po' frescolino ancora. Ma chi se ne frega, noi siamo qua per tenerci compagnia. Oggi grande giornata, nel primo giorno di primavera ho voluto un ospite in studio che avrà tante cose da raccontarci. Innanzitutto vi do il benvenuto, Nima Radio TV, per i vostri messaggi, perché comunque questi messaggi andranno in sovraimpressione. E poi salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dalle radio che ci trasmettono in diretta, in differita, come dico ogni giorno, dalla Sicilia fino al Piemonte. E poi salutiamo anche gli amici dell'Appennino reggiano che ci stanno proprio qua dietro ci stanno. Salutiamo l'ospite in studio perché è un gran ritorno. Tanto tempo, l'amico Paolo Montanari, Troppo buongiorno. tempo, troppo tempo, troppo Ma tempo. dove sei Buongiorno, stato? Ma buongiorno, dove sei buongiorno. stato? Sono stato in giro a fare cose, a sperimentare cose, a vedere come girava il mondo, beh, qua intorno, sai che io non viaggio molto volentieri, sono vecchio, un Esatto. po' indolente, però ho guardato un pochino quello che stava capitando, mi sono fatto un'idea e adesso infatti sforneremo un po' di novità. Un po' di novità. Un po' di Io novità. infatti ti faccio sempre i complimenti per la tua folta capigliatura. Grazie, molto gentile. Ovviamente. No, li voglio lunghi come la cavanna, È visto come la prima, sì, cavanna, ma devi non. far rossi però. Ma adesso Ti devo ci aspettare un attimo. vedrei. Capello rosso? Prima o poi riuscirò a vederti con un Tipo uno taglio zolfanello? a spazzola. No, Prima o poi, dai, che quando cavolo. cadranno per conto loro? Male sei, allora ciao, non sei mica nelle mie condizioni, insomma. No, sono messo peggio da altri punti di vista, però. No, non è vero. Allora, Giuro. E lui è un ragazzo, io sono che bella un puntata che si anziano, sì. Tu mi hai voluto perché sono un bel che si fiore. prepara. No, Ma oggi ti è porto anche alle Gran Canarie, sai? vero. Dove? Eh sì, perché ci collegheremo con Chiara D'Andrea, autrice di un bellissimo libro che ci spiegherà. E E lei è lei là? è là, sì. Tra l'altro siamo un'ora indietro, sono un'ora indietro loro, adesso sono le 11.07, là sono le 10. Ma scusa, perché lei è Dimmi. là, noi qua? Perché non possiamo? Fare al contrario, ma chiederemo magari una Va mano, bene, va bene. se ci spiana la strada e magari Ci sto. arriveremo con le nostre telecamere a Gran Canaria, Magari, magari. magari. È Allora, tempo di viaggiare. cosa mi racconti intanto? Caro Perché ho Nicola! visto proprio delle novità a partire da ieri sera che Sì, mi hai è la verde la spiazzato. telecamera, quella che vi punta? È quella Quella rossa, rossa, allora, sì. telecamera rossa, buongiorno anche a te. Perché no, non sono molto pratico. Posso fare una cosa prima, aspetta? Dimmi, dimmi. Devo Ti fare questa qua. piace, ti piace. Questa qua. C'ho già il voltastomaco. Allora, sì, no, ho messo questa novità perché insomma mi ospiti il giorno in cui ho dato diffusione di questa informazione che vedo un cambiamento radicale, perché comunque Esatto, si tratta esatto. non di abbandonare, perché in realtà comunque resterò una tantum ogni tanto anche all'interno di Circuito 29, che è la radio che mi ha ospitato, e diciamo se così posso dire, è stata casa mia per oltre 16 anni, quindi insomma questa è l'ultima settimana di programmazione regolare che andava dalle 6 alle 9 del mattino, che è l'ultimo piazzamento rispetto a tanti altri piazzamenti passati, il pomeriggio, la sera prima ancora, quindi ho girato tutto il palinsesto a Circuito 29 dalla sera alla mattina presto. Insomma, l'hai fatta tu questo palinsesto, Sì, insomma. diciamo che sono partito in novembre del 2005 e facendo la sera, perché non c'erano spazi di giorno, c'erano già gli speaker, insomma, in onda allora. Esatto. E quindi per provare a ricavarmi spazio mi sono autoprodotto con un po' di sponsor. Questo appuntamento si chiamava 29 di sera, durava 2 ore, dalle 21 alle 23, senza pubblicità, quindi tutto bello largo, bello Facevi spazio. quello che ne avevi Sì, voglia. esattamente tutto quello che volevo. E lì è nata questa passione per la radio che si è affinata nel corso del tempo, è diventato un mestiere, uno dei miei pochi mestieri, delle poche cose che provo a fare, non dico che posso fare perché devono giudicare gli altri. E adesso, a fronte di esigenze diverse, mie personali e di palinsesto di Circuito 29, è nata insomma, questo momento in cui ci stiamo salutando. È probabile, qua lo dico e potrei anche negarlo in futuro, se non dovesse andare in porto, che si vada in onda però con la mia vecchia domenica mattina che facevo una volta, dalle 10 alle 12.30, stiamo cercando di capire le possibilità di poter mantenere almeno Comunque, aperto quello. Però, insomma. rimanere sempre con la tua voce all'interno Sì, di mi farebbe questa piacere, radio perché ogni insomma è stata a casa tanto. mia per tanti anni, quindi insomma ecco, anche una tantum, però mi farebbe piacere Che restare. bello. Chi sarà in macchina dalle 6 alle 9 di mattina si gusterà qualcos'altro a Sì, questo c'è un punto. altro programma, un altro collega che arriva, io dico sempre che bisogna comunque dare fiducia alla radio, alle scelte che vengono fatte, e Certo. chiaramente però visto che non ci sono, non ascoltatela più. No, No, cioè no, pensavo di essere spento, scusa.
Andiamo ancora in musica, dai, perché così partiamo, perché dobbiamo parlare anche dei Ma Noi No. Sì, sì, volentieri, perché comunque... La stagione è qui. Una grande ripartenza dopo la pandemia, un grande riassetto, direi, perché comunque... Sì, che si è fortificato nel corso del tempo. Esatto. Adesso c'è una bella cosa che è nata di recente, e qui anche i social hanno fatto il loro per dirlo, ma te ne parlo quando mi ritrai la parola. Certo, certo, tieni conto che siamo anche presenti nelle Marche, grazie a una radio che ci ospita, Radio City Light, e so che tu nelle Marche, insomma, hai fatto diverse cose, avevo degli amici carissimi che seguono anche te. Che esatto, tant'è che ho conquistato gli ascoltatori marchigiani. La bandierina di Lima, Sciolà, esatto. Anche grazie all'avvento del... Esatto, esatto, questa bella collaborazione. Dai, ci ascoltiamo intanto gli Aironi Neri e ti ritorniamo subito qui. Ma questa mattina, ragazzi, quante novità! È la mia preferita, porta pazienza. Che emozione questo! Questi sono i capelli corti. Sì, cortissimi proprio. Ma dov'eri per curiosità? Piazza Sant'Ilario. E quest'anno ci ritorneremo, se non vado errato, vado a memoria, il 3 di settembre, perché alcune cose sono già piazzate. Bene, mi fa piacere. Allora, questi Ma Noi No, comunque, la propria estate, in base ovviamente al movimento che ci sarà, avranno comunque la propria estate garantita. Sì, dai. Sì, c'è anche già una bella partenza, che abbiamo già uno start garantito per il 14 di maggio, uh-huh, quando inaugureremo la piazza di Reggiolo, che è stata rifatta. Bene. Quindi con tanto piacere saremo lì, e nel frattempo sono arrivate altre conferme, quindi diciamo che al momento... sulla traccia, diciamo, di questi ultimi anni tribolati, la situazione è abbastanza buona. Abbiamo circa 10 concerti confermati, altri 3 partite, quindi insomma puntiamo a farne diversi. Abbiamo alcune conferme come quella di Sabbioneta, la piazza di Sabbioneta, il Castelnuovo Sotto, che faremo ancora la sera di Ferragosto, il 15 agosto nel Parco Rock, insomma alcune cose, e poi alcune cose anche da fuori che stanno sbucando. Abbiamo bene. Il Veneto, che li stiamo vedendo molto bene, insomma. Sperando che adesso calino un po' i carburanti, perché sennò per i fans club viaggiare di qua e di là diventa un po' un problemino, no? Sì, sì, sì. Mantenere un pullman che si sposta diventerebbe praticamente... Arrivano lì, poi vanno a casa perché ci sono soldi per mangiare. Abbiamo una telefonata in diretta, voglio sentire di chi si tratta. Pronto? Pronto? Ehi, con chi parlo? Ma con una che conosco. L'amica Yolanda, ciao cara! La Yolanda, la mamma del nostro Maio. Ciao Yolanda, piacere. Come stai Yolanda, tutto bene? Sì, sono sempre qui che ti vedo. E allora tu continua a guardarmi, perché tra poco arriva una sorpresa per te. Neanche a farla apposta, avevo preparato qualcuno che conosci, ok? Beh, volevo chiederti una cosa. Dimmi. Ce l'hai tu il cuore di mamma? Il cuore di mamma, vediamo di trovarla, dai, faccio tutto il possibile, ok? Perché mi piace molto il cantante, non mi interessa. Va bene, quindi da chi la trovo, dai, ok, grazie mille. Ciao Yolanda. Ciao. E a proposito di Yolanda, mamma del Maio, ancora auguroni al nostro Maio. Auguri. Ieri ha fatto 18 anni, il nostro Maio. Io pensavo meno. Addirittura. Il nostro meno, però Esatto. Può fare qualsiasi cosa. Cominciamo ad andare a salutare qualche amico, perché abbiamo la bacheca già imballata di messaggi. Guarda qua, porta pazienza. Anche questo i nostri potenti mezzi fanno, cioè mandare in solo impression i messaggi. Guarda un po', non hai fatto dei pasti gigante. Esatto, sono cresciuto. Buongiorno fratellone, tutto bene? Questo è il nostro Luca, Luca Vitali, che mi scrive, sì, tutto bene caro, grazie. Poi c'è la nostra Dora, buongiorno Nicola, buon inizio di primavera. A tutti auguri di buon compleanno alla mia mamma che mi guarda dal cielo. Adesso se riesco vedo di scaricare quello che mi hai mandato e dedicare quella canzone. Ok, tra poco Dora. E poi c'è Ines Perotti dalla provincia di Lodi. Sei mai stato con i Manoi No in provincia sì, di Lodi? Siamo stati da quelle parti, si doveva fare un reset mentale, però mi ricordo che siamo stati di fianco sicuramente, Lodi stessa non mi ricordo. Di fianco, ma lei non è proprio Lodi, è un paesino che non mi ricordo mai, comunque va bene. Ciao Nicola, oggi primo giorno di primavera, faccio gli auguri di compleanno a
Carlo Arveda con una canzone di Federica Cocco, bellissima musica. E grazie, ti accontento tra poco. Carlo, salutiamo tutto il gruppo di Messenger della, del Fans Club di Federica Cocco, ma ci sono diverse persone qua che ascoltano. Qua c'è del giro, sì sì, ciao, un abbraccio grande. E poi c'è il nostro Franco dalle Marche, oh, arriva da Monte San Giusto. Ecco, Monte San Giusto, io conosco Monte Rubiano della Romina Censi. Della Romina Censi, si guardano da un monte all'altro. Allora, ciao Romina, ciao Franco, capito? Quando siamo insieme, ragazzi. Sì, però mi fai sapere che sei infiniti. Esatto, il CD di Maio è arrivato, sì, dopo 12 giorni, una raccomandata è arrivata dopo 12 giorni. Io le poste. Grazie, saluto Maio, un buongiorno a tutti, ottima decisione di Romina Censi, noi ci siamo, una canzone dell'orchestra marchese completa. Allora, aspetta un attimo, che decisione ha preso la Romina? Non ho mica capito. Adesso guardiamo, Bruno Cenci arriva sempre dalle Marche, Ancona qua. Buongiorno a tutti voi, un saluto particolare al maestro Paolo. Oh, vi sta... L'unico intervista al mondo che io stimo. Okay. Allora, facciamo una cosa. Prossima puntata quando verrà, io sì. Ti preparo il bancone dove di solito Maio si mette a cucinare. Sì, sì, sì. Io ti farò una scenografia come... No, come se fosse il balcone del Papa a San Pietro. Ah, okay. E così dopo tu puoi fare il tuo. Sai che tu avuto qua un taglietto? Mi sono andato a stirare. No, addirittura. Non si scherza. Buongiorno, eccolo qua. Buongiorno e buon inizio settimana. Un caro saluto a tutti voi, un abbraccio. Paolo ci ha dato tanto a Radio Circuito 29. Sono certa che ha in serbo per noi belle cose. Intanto ha avuto in serbo questa sorpresa e oggi è qua con me. Non di più, Nicola sa tutto. Esatto. Però non dirà niente. No, perché sennò vengo fatto fuori. Allora è meglio. Esattamente. Lo vedremo presto. Andiamo avanti, saluto Perla Grigio sempre da Macerata. Ho conquistato le Marche, a go go. Antonella Rossi, buongiorno. E poi ancora Perla, buongiorno a tutti da una meraviglia soleggiata Macerata. Un saluto al tuo ospite bravo e figo. Una volta, abbiamo messo i filtri. È un complimento ovviamente. Non si sente Paolo, perché non si sente? Forse abbiamo staccato tutto quanto. Adesso andiamo in musica e poi dopo sistemiamo. È meglio. Ecco qua, scusa, avevo preparato lui, l'ultimo dei Moicani. Eccolo qua che arriva, il nostro Maio. Ma che stile, hai visto? Guarda con quella fisarmonica. Ma se io fossi una donna, Maio, ma io mi farei pagare da cena. Esatto, che tra l'altro so che è andato a cena ieri sera per il suo compleanno e mi ha mandato la foto di un bel risotto alla pescatora. Adesso bene. Io dico, scusa. L'ha fatto lui? No, è andato a cena fuori, ma adesso io dico, scusate, sì. Sei un amico e dovevo venire anch'io. Anche tu, che ti ho prestato i panni di Paolo Maiontanari e io? È vero, Paolo Maiontanari, ci mancava questo. Beh, lui è stato anche il nostro Maio Draghi. Maio Draghi, sì. Poi adesso ti sei perso lo chef maionese. Non l'ho visto, l'ho visto in versione ancora più ruspante prima, cioè, con gli ingredienti finti, col maiale di plastica. Allora intanto c'è Romina che mi diceva appunto che non ti si sentiva. Ragazzi, io dico sempre ai miei tecnici, dico sempre, ragazzi, controllate le batterie ai microfoni, per piacere. E gira, rigira, mi lasciano senza batterie. In realtà ero io che facevo... No, assolutamente, okay. No, era la batteria che ci ha lasciato. E comunque ci ha fatto anche un complimento. Chi? Romina. Dica. Siete una coppia fortissima. Oh. Perché noi sono anni che ci preoccupiamo di segreto. Ma andiamo... No, che segreto? Non è segreto. Ma andiamo indietro nel tempo. Andiamo indietro nel tempo. Avevamo fatto una bella cosa insieme quando lui aveva il locale a Sant'Ilario. Bravo. Operazione Papapero. Attenzione, Papapero è il nome del locale, non è che eravamo... Esatto, sì, sì, esatto. Quindi c'era l'operazione Trionfo declinata al Papapero. Nicola era biondo ossigenato. E suo padre l'aveva mandato a dormire in cortina. No, ma ha tirato dietro una bottiglia di vino. Me lo ricordo ancora, quella sera lì io ero seduto in cucina. Lui arrivava da lavorare con una bottiglia di vino in mano insieme al giornale. Non ridere. Appena mi ha visto così mi ha detto: non è che non stai bene, ma ha tirato dietro una bottiglia. Per fortuna che l'ha intercettata mia mamma, perché sennò mi arrivava qua, assolutamente.
Poi dopo però dai, abbiamo passato insieme, sì, l'ultimo dell'anno 99. Tu cosa hai risposto? 2000. Il marsupio? Sì, sì, sì. L'ultimo dell'anno 99-2000 è stato fantastico. Tu ti ricordi però io cosa avevo fatto per stare al tuo passo ai miei capelli? Attenzione. Ti ricordi? Avevo fatto il frisé con i brillantini verdi. Ecco. Per fortuna non c'erano i telefonini e non ci sono. Esatto, selfie o qualcosa, qualche foto da qualche parte. Comunque, dai, parliamo di appuntamento. No, finisco i messaggi, sì, poi dopo messaggi. Arriviamo. Tra l'altro devo mandare già la pubblicità. Comunque, vabbè, c'è tempo, non preoccupate, oggi va così. Maria Rosaria Palmigiano, dottoressa carissima, io vi seguo quando fate le vostre puntate. Grande molto professionista, grande amica. Grande Paolo, verso cose più grandi. Sempre avanti, me l'ha insegnato anche lei. I consigli degli amici, non quelli che ti vogliono tenere bloccato lì per invidia o per gelosia, perché hanno paura che magari dopo un po' ti allarghi troppo, no? Infatti. A me è capitato questo, purtroppo. Paolo non si sente, no, questo l'abbiamo già detto. Maio, ma Regini, si sente poco Paolo, regia il microfono. Ma cioè, okay. Sono boicottato. Allora, io ho detto sono boicottato. Scusami. Dice gli amici che vogliono tenerti da una parte, lui mi ha passato. No, scusa un attimo. Sì. Adesso io dico, Maio da quando è andato in pensione? Chi? Maio. Ah, ok. È lì che non fa niente tutto il giorno. E ti rompe la palla Ma non potrebbe venire in regia che così controlla tutto quanto, le batterie. Chiaramente ha la pensione, quindi costo, cioè, volontario. Esatto. Aveva detto che sarebbe venuta a trovarvi, ma anche io saluto il tuo ospite, questo è Franco. Romina così aveva detto che sarebbe venuta a trovarci. Chi? Noi? Se abbiamo Bonolis e Laurenti, cosa stai dicendo? Ma rileggi. Non si è capito niente. Rileggi. Ho capito. Romina, così Censi aveva detto che sarebbe venuta a trovarvi, sarebbe bello anche noi. Ah, ok. Ci saremo. Dai, chi è questo? È l'amico Franco dalle Marche. Allora, Franco dalle Marche. È cognome dalle Marche? No, bevi l'acqua. Ah, ok. Franco, che bevi l'acqua dalle Marche. Allora, tu devi fare. Romina, qua ci è venuta qui. Ha incontrato me a Novellara e poi è venuta qua. Giusto? Esatto. Tu bevi l'acqua? Ha fatto il contrario. È venuta prima qua? È venuta a trovare me a Cadet e poi dopo è venuta a prima concerto. Te? Sì, con Giorgino e Giancarlo. La finisci, per piacere. Fai la persona seria. Mi sono offeso. Fai la persona perché seria. Perché prima te? A Mauro, girati. Va bene, ci sto lo stesso. Franco, ti aspettiamo. Prima da me, però, stavolta. Esatto. Allora, dove siamo rimasti? Che non ma mi non ricordo lo so più. Ma non dobbiamo parlare di appuntamenti. Parliamo di appuntamenti. Però ci vediamo? No, c'è stato, c'è stato qualcosa che hai fatto di. Ho sbagliato tante recentemente, volte, no? Un appuntamento. Ho fatto sì qualcosa di adesso. Io non, quando c'è lui, io non riesco a stare serio. Ma no, lo guardo e rido. Così. Ma no, ma anche di nuca lo guardo e mi fa vedere la nuca. Allora. Dimmi, che cosa hai fatto di bello in quei Kaleidos? Allora, stamattina mi sono svegliato. Al Kaleidos. Il 26 di febbraio, e quindi un mese fa praticamente ormai, visto che siamo in prossimità del prossimo concerto, 26 di marzo, abbiamo fatto un concerto, qua nella Camera Rossa. E, vediamo solo l'impressione. Grazie Nicola immagini. Per le immagini. Questo concerto l'abbiamo fatto facendo un ragionamento con Christian. Sai, il periodo pandemico, la gente casomai non viene, fa fatica ad uscire. In realtà ci siamo trovati con 200 posti che sono stati fumati via nel giro di pochi giorni, di pochissimi giorni. Ecco, tributo solidale da Augusto, festa ideale dei suoi 75 esatto, anni. Abbiamo pensato di fare la nostra serata dedicata ad Augusto, visto che il 18 febbraio avrebbe appunto compiuto 75 anni, coinvolgendo Rosanna Fantuzzi, che è venuta con l'associazione, ha presenziato con l'associazione, e abbiamo donato 700 euro all'associazione. 500 erano i proventi delle iscrizioni al nostro fans club, che ogni iscrizione 5 euro sono destinati all'associazione, e sarà così anche in futuro, quindi 100 iscritti 500 euro, e 200 euro li abbiamo raccolti in memoria della nostra amica Brunella Branduzzi, che purtroppo è scomparsa da qualche settimana, e abbiamo fatto questa corona di fiori, e l'eccedenza rispetto all'offerta l'abbiamo donata all'associazione in accordo col marito Claudio e con la famiglia. La serata è stata dedicata completamente alla scaletta, alle canzoni di Augusto. Abbiamo soprattutto cantato le canzoni che sono quelle canzoni che parlano di guerra, e purtroppo, visto il momento, ognuno deve fare chiaramente il suo, quel poco che può fare attraverso il proprio mestiere, e la serata è stata molto partecipata, molto bella, e
E Rosanna ha scritto appunto sulla pagina di Facebook un bel pensiero anche nei nostri confronti, e mi piace sottolinearlo, non come dico sempre per vanagloria, ma perché è molto bello il fatto che da quando Marino hanno un po' riassestato, diciamo, l'organico, esatto, in qualche modo abbiamo ritrovato una compattezza, una serenità, e questo non è una cosa ai precedenti, ma soltanto a volte le cose cambiano, testimone il fatto di Circuito 29 a Paolo Montanari, no? Che non vanno in disaccordo, ma cambiano strada, perché cambiano le strategie, beh, che poi cambiano le esigenze. Lasciarsi in bellezza, ma sì, ma è sempre infatti, ma penso che sì, ci sia migliore risorsa, perché poi un domani non si può mai sapere. Ecco che questo riassetto ha portato una compattezza, una forza di gruppo che è riuscita a restituire a Marino, secondo me, quella sua forza comunicativa, mm-hmm, che era andata un po' dispersa, ripeto, per colpa di tutti e di nessuno, e questo ha riportato anche ad allinearci molto bene con la situazione, tant'è che Rosanna è spesso con noi e con lei stiamo programmando altri eventi anche bene per l'estate, in un tour che sarà quest'estate, beh, completamente diciamo dedicato. La verità, siete ritornati un po' alle origini, perché alla fine era partito come tributo ad Augusto Daoli, il nomadi di Augusto Daoli. Vero, ecco. Sì, era per, diciamo che, sai, poi essendo la parte, è vero, molto più anziana del gruppo, allora soprattutto, e adesso Elisa che mi tallona un po', quindi mi sento un po' meno solo, però la realtà era questa, che noi facevamo riferimento soprattutto al vecchio repertorio. Oggi, al di là di quello, c'è proprio una forza di voler comunicare, voler raccontare, e visto che quest'anno purtroppo sono già 30 anni dalla morte di Augusto, tutta l'estate sarà dedicata al repertorio di Augusto. Però lì era il 26 febbraio, sì. 26 di marzo, cioè questo sabato, sì, saremo in concorrenza, ahimè, mi dove dispiace, sei, sono in quei di Reggio Emilia, al Bismanto Vacatellano, ah, okay. Tu sarai a Bagnolo, ma è una concorrenza sana. Sì, perché sì, assolutamente, fine, sì. Sai che noi ci vogliamo bene. Esatto, e prima o poi faremo una serata insieme anche. Sì, anche perché tu devi cantare Spegni la luce, io devo cantare gli Aeroni Neri. Gli Aeroni Neri, esatto, ecco, va bene. Siamo già promessi. Comunque sì, ci direi di Bagnolo. Abbiamo ancora qualche posto da assegnare a cena. Ecco, penso, qua la slide. Ecco, da quello che adesso è la capienza attuale, penso una quarantina di posti ancora a disposizione, e prenotabili fino a venerdì. Questa qua è la locandina, e il concerto sarà ancora una volta volto, soprattutto visto il momento, ad alcune canzoni particolarmente significative, mm-hmm, e il CTL che di norma ospita appunto gruppi come quelli di Nicola, più da valorisce da intrattenimento, però ecco, abbiamo incrociato alcuni degli organizzatori, Ermanno, Vanna e questi nostri amici che hanno, diciamo, avuto il piacere di invitarci, quindi ormai siamo alle ultime battute. Sabato sera ci sarà questo concerto al CTL, qua ci sono anche gli indirizzi, i numeri telefonici, ti ringrazio per averli mandati, quindi se volete partecipare, un po' di posto c'è ancora. Bene, bene, mi raccomando, e ascolterete anche questa canzone. Non ci sarà Daniele Sacco con voi, no, però ce lo gustiamo qua in questa canzone dal titolo Io voglio vivere. Wow, questo è un bel duetto di quest'estate, del maggio scorso, quando abbiamo presentato la tournée dell'anno passato. E infatti in un video di questi si sente Paolo, cioè sì, tu, che dici mi raccomando dal posto, sul posto, perché non si poteva alzarsi, quindi perché Voglio vivere portava questo momento. A ballare, insomma, no? Sì. Dai, ce l'ascoltiamo. Grazie. Qui al Nima Show Live, Paolo Montanari e Manoni No. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091.
Rieccoci qua, fammi fare qualche passaggio pubblicitario perché tra poco ti porto al Gran Canaria. Ma magari. Hai portato il costume con te? Ma che bello. No, perché mi va bene solo l'infradito. Certo che tutte e due in costume siamo un bel lavoro da vedere. Che bijou! Andiamo, dai, ne approfitto prima della pubblicità a leggere qualche messaggio. Silvana Reale da Parma mi dice siete eccezionali, bravi, grazie. E poi c'è Patti... Trizia, sì, certo, siete certo. Simpaticissimi, perché non fate qualcosa più spesso insieme? Io un po' che glielo dico, non mi vuole. Non lo voglio mi perché vuole. Lui ha troppi capelli. Allora, Romina Censi, io sono stata il pomeriggio della domenica con Danilo e Paolo. È stato uno dei concerti più belli della mia vita. Dopo la reclusione forzata è stato il primo concerto dopo tanto tempo. Sembravo una bambina a Natale. Anche della mia, anche della mia vita, sono sincero, anche della mia. Ragazzi, quando ci ha fatto soffrire questa pandemia, molto, e molto. Adesso vediamo anche le notizie, no, di questa maledetta guerra che non si placa, il problema è questo. No, non si placa, ogni volta ci danno qualche speranza, si parla di incontri diplomatici, poi saltano, e un po' l'impressione che si è sentato in un cortocircuito che non avrà facile soluzione, Nicola, purtroppo. Vedremo, noi non possiamo farci niente. Comunque la cosa che possiamo fare è darvi l'appuntamento per sabato sera. Uno, l'abbiamo già detto, Bagnolo in Piano con Imano e No, mentre invece a me mi trovate, mi trovate alla Bismantova Catellani di Reggio Emilia, via della Canalina 19/1, info prenota 346 96 85 142, 329 056 1079, sabato 26 marzo, guarda che bella foto. Orchestra intento. Nicola Marché, stavo cantando. In un gorgheggio. Ci andiamo ad ascoltare una canzone insieme a Monica, dai, che salutiamo. Monica, ciao Monica. Non ha mandato i saluti, ma il lunedì è diventato un po' tragico per lei perché con il nuovo lavoro l'ambulatorio è imballato. Che fa? Ambula? Sai, assistente, non deambula lei, ah, è assistente al dottore, un dottore di base, dottore, esatto, un dottorone. Dottorone, di quelli. Era che ne so come il dottore io. Ma io se ho bisogno posso andare? È un po' fuori da San Polo d'Enza, deve andare a San Polo di Torrile, un po'. Beh, fuori no, non è comodissimo. Però prova a sentirla, chissà. Boom, boom, eccola qua che arriva per voi. E ricordatevelo, sabato sera, Bismanto a Catellani, Reggio Emilia, orchestra Nicola Marchese. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno. Presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco, 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Paolo, voglio andare sulla nave. Ti sei divertito sulla nave. Beh, ma no. Che spot fantastico dalla parte. Ho trovato però su Facebook uno che l'ha postato. Sì. Ha detto: "Lo volete far salire sulla nave, povero che non bambino, se ne può più, che non se ne può più, povero bambino". Povero bimbo. Ho visto anche chi ha criticato dicendo che hanno sfruttato il dolore del bambino, però insomma, adesso diventa tutto politicamente scorretto. Ma che dolore, cioè, è un bambino che è stato divertito un sacco e vuole tornare lì, e ti dirò di più, funziona. Perché io adesso mi è venuta la fissa che vuoi andare? Che sì, voglio fare il nonno in crociera. Addirittura, andiamo con una telefonata, aspetta un attimo. Pronto, con chi parlo? Ciao Nicola, sono Mara di Prato. Si capisce che è la Mara di Prato. Si sente, Ciao cara, come stai? Sono entrata a casa ora. Ascolta, ho bisogno di un favore. Dimmi. Come nel gruppo, abbiamo due compleanni. Mamma. Dimmi. Carlo, l'amministratore. Esatto, me l'hanno già detto. Fare gli auguri anche a Federica. Piace a Carlo, piace tanto in paradiso. Comunque metti quella che vuoi, è sempre gratis. Basta tu ti faccia gli auguri. Va benissimo, abbiamo già letto il messaggio della nostra Ines che diceva appunto del compleanno di Claudio di Carlo e adesso sono pronto anche con la canzone, ok? Ok, ciao cara, continua a guardarci, ciao. Ciao.
La Mara di Prato, quando chiama, bisogna rispondere. Anzi, andiamo subito, dai, con questa canzone, Straniero, e poi dopo c'è il tempo di una pubblicità e arriva anche l'ospite in collegamento Skype. Intanto, Straniero. E voilà, cari amici, sono qui per ricordarvi un altro appuntamento. Dopo avremo il collegamento con le Gran Canarie ed ecco qua che arriva la slide del Tulipano di Parma, centro sociale, via Bonomi 23 a Parma. Domenica 27 marzo ballerete al pomeriggio con Davide Montali a partire dalle ore 15. Ricordatevi che è gradita la prenotazione al 345 98 79 932. I soci dovranno essere muniti di Green Pass. Capienza massima 150 persone, ma a breve dovranno liberare tutto. Di fine aprile, e esatto. Riguarda anche all'interno, sperando chiaramente che la curva del contagio rimanga schiacciata. Ma fanno un po' come l'anno scorso, che alla fine, ai primi di maggio, si poteva mangiare fuori e basta. No, quella è stata una scelta abbastanza discutibile. Vi ricordo quando d'inverno si poteva mangiare soltanto un fuori. Un vento, anche. Un freddo, mi ricordo bene. Se andiamo ad ascoltare Davide Montali, subito dopo pubblicità e poi dopo rientriamo con la nostra ospite. Tante curiosità dalle Gran Canarie. Gran Canarie, ci voglio andare. Gran soprattutto Canarie. Come una prenotazione di un aereo per due. Andiamo. Io guarda, quasi quasi. Andiamo, andiamo. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco, 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? È stato un peccato. Peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci rientrati qua in diretta, caro Paolo. Adesso ciao Nicola, sì, adesso nuovo, voglio. Buongiorno, adesso ecco, ci siamo. Voglio farti sgolosare. Anzi, lei ci fa sgolosare. La nostra cara ospite Chiara D'Andrea, autrice di un bellissimo libro che faremo presentare a lei. E intanto diamo il benvenuto. Buongiorno, Chiara. Buongiorno. Buongiorno. Io ho conosciuto Chiara grazie alla trasmissione Il Salotto di Sabbath Vance, condotto dall'amica Sabrina Bertolani, e mi ha incuriosito tanto, ma tanto, che alla fine ho detto, perché non ci colleghiamo? Una domanda. Sì. È nello studio della D'Urso? No, perché non è nello studio della D'Urso. No, vedo una luce. È praticamente in esterna, perché ho chiesto lei di fare possibilmente un'esterna, ma c'è tanta luce, vero? E vediamo allora. Un po' dove ti trovi. Guarda. Oh, mamma mia. Fantastico. No, adesso... no, fai come prima, che non voglio vedere. Fai come prima. Come stai, Chiara, innanzitutto? Va bene così, ho fatto vedere. Esatto, esatto. Come stai, innanzitutto? Bene, bene, io sto bene. So che sei andata a Roma, ma sei già ritornata per il tuo sì. Lavoro. Ma ho visto anche che stai facendo diverse interviste per questo libro particolare. A te la parola, spiegaci di cosa si tratta, perché tu l'hai spiegato agli amici del Salotto di Sabbath Vance, ma agli amici del Nima Show Live, che sono diversi, poi questa mattina ne abbiamo talmente tante, perché abbiamo anche l'ospite in studio che ha un seguito The Followers non indifferente, e così magari possiamo farlo acquistare anche da chi ci segue. Spiegami, no? Tutto, dimmi Chiara, dimmi. Di cosa si parla? Innamorarsi... Alle Canarie, appunto. Ecco qua intanto la copertina di questo fantastico libro. È una storia un po' particolare. Chiara, spiegaci un po' di cosa si tratta.
Beh, allora, la storia, diciamo, in realtà il libro nasce come un romance, quindi una bella storia d'amore che si svilupperà appunto qui a Gran Canaria. Quindi abbiamo, diciamo, l'ambientazione sull'isola che fa sognare a quanto pare. Beh, diciamo però, che è già al 50% avvantaggiato, no Paolo? Sì, è vero, è vero. Me la sono studiata bene l'ambientazione. Ma dov'è? Perché sono andata personalmente sui posti che ho descritto. Esatto, ricordiamolo, tu vivi in pianta stabile proprio lì a Gran Canaria. Da quanto tempo, se possiamo saperlo? Io vivo ormai da 3 anni qua. Non è tanto, dai. Allora c'è un futuro anche per noi. No, non è tanto, però diciamo che l'ho girata parecchio. Ho girato anche le altre isole, però insomma Gran Canaria è quella che ho nel cuore, ovviamente. Ok, io sono stato a Tenerife, diciamo che più o meno siamo lì, o no? Sì, vicinissima. Noi la vediamo Tenerife da qua. Ok, ok. Io la vedo, c'è il Teide che tra l'altro è la montagna più alta della Spagna, quindi insomma si nota. Esatto, esatto. Ma vogliamo raccontare di questo libro una storia d'amore? Certo, certo. Un amore molto particolare, o sbaglio? Sì, allora, diciamo che la protagonista, che si chiama Caterina, è una giovane donna molto complessata da tante ansie, che purtroppo, diciamo, è ereditato dai suoi genitori, perché i suoi genitori sono due pazzi scatenati che nella loro, diciamo, nei loro rapporti anche insomma molto intensi, e le hanno fatto, diciamo, ragionare su tutto un altro stile di vita. Quindi Caterina di contrappasso è diventata una maniaca del controllo emotivo, diciamo. Quindi è una donna che ha deciso di fare un decalogo sul suo uomo perfetto, che è un po' diverso da tutti gli altri uomini che possiamo immaginare. Quindi è un uomo che non ci sa fare a letto, tutto quello che può. Aspetta che è andata via un attimo la comunicazione sulla parte importante. Esatto. Che tu hai detto un uomo che non... che non ci sa fare a letto. Secondo Caterina è l'uomo perfetto. Ecco qua. quindi perché non gli dà problemi, non, no? Secondo la sua, diciamo, testolina è quello... Ah, viene è l'uomo visto che come un problema praticamente. Viene visto come un problema, È visto come un problema, sì. Ho capito. E quindi lei si sposa questo uomo noioso, però molto stabile e tranquillo, che però poi alla fine, non voglio spoilerare, però non sarà proprio così come lei lo credeva. Esatto, non diciamo tutto perché poi dopo la gente non acquista il libro per leggerlo. Però io vedo molto, molto interessato Paolo qui davanti, perché si sta entrando dentro la tua telecamera. Mi sta intrigando questa cosa qua. Quindi, hai qualche domanda, Paolo? No. Ovviamente, come dicevo, io da autrice, cioè tutto questo, tutta questa caratterizzazione è servita a me da autrice per poi creare uno sfondo completamente diverso da quello che gli si presenterà a Gran Canaria, perché quando lei poi per una casualità si trova a partire da sola a Gran Canaria, sull'isola, e alla fine scopre tutt'altro mondo. Esatto. Ebbene sì. Torna sui suoi passi, mi immagino. Tornerà sui suoi passi, forse. Paolo, ti vedo preoccupato. No, adesso io faccio poi i miei viaggi, quindi cerco di capire come lei abbia partorito questa cosa veramente interessante dal punto di vista dell'immaginario, no? Esatto. Quindi, che poi è la peculiarità di uno scrittore, deve comunque immaginare. Volevo solamente capire se avevi tratto questa storia basandoti su qualcosa di avvenuto, di capitato, di vissuto, anche non tuo, o se un racconto completamente relegato, diciamo, alla tua fantasia. Alla fantasia, certo. Allora, l'ispirazione, diciamo, è venuta da un lavoro che faccio, perché io lavoro, diciamo,
in un'agenzia pubblicitaria che mette annunci per escort, boom. È un'agenzia diversa un po' rispetto a quelle pubblicitarie che conosciamo qua, nostro, hai capito? Quindi potete immaginare che mi sono divertita molto. Vabbè, ci credo. Brava, interessante. Bene. Ma ascolta, divertiti. Non è che servono due pubblicisti qua. Oppure due escort. No, che due escort. Due Opel Kadett ti servono usate. Beh, di escort ce ne sono tantissimi, ve l'assicuro. Davvero? Beh, però è bella la cosa che da questo discorso del suo lavoro, cioè, ha cercato di portare ai lettori questa realtà, no? Di questa situazione, che qui in Italia assolutamente viene vista come oddio, che lavoro è. In realtà sono stata molto contenta invece del successo che ha avuto Innamorarsi alle Canarie, perché mi hanno sorpreso tantissimo, lo hanno letto veramente insospettabili lettori. Dai. E sono molto molto contenta, perché appunto il messaggio era questo, in fondo, quello anche di, oltre alla storia d'amore, che ovviamente è molto, spero, molto carina e divertente. Certo. Però c'era appunto di restituire un mondo che in realtà è nell'immaginario collettivo, è falsato, molto falsato. Certo, assolutamente. Possiamo anche dire dove si può trovare il libro, Chiara? Assolutamente. Il libro è su Amazon e si può trovare sia come cartaceo che come ebook. Allora. Quindi andando su Amazon e mettendo Innamorarsi alle Canarie, Chiara D'Andrea, insomma, lo trovate facilmente. Beh, per curiosità. Beh, sì. Ma Chiara, un'altra informazione. Io vorrei copia autografata, dove posso averla? Pago. Vabbè, no, andiamo a prenderla. Scusa, C'è il negozio, negozio fisico. Là, se c'è la pazienza di aspettare le spedizioni, che vi assicuro sono molto molto lente qui, volendo, insomma, è possibile. Chiara, prima firmarlo e spedirlo. Facciamo al contrario, prendiamo un aereo tutti e due. Quello assolutamente, quello diventa più facile. E veniamo con la copia da far firmare, magari ci fai fare un giro per Gran Canaria, che così ci fai un po' da... Capisci? Io ho chiesto un libro, lui c'ha già il Canario. È successo che mi hanno contattato. Dai, vedi? Uno dei primi lettori mi ha contattato dicendo: io sto venendo a Gran Canaria, ma ho visto un post, come è successo poi con Sabrina, no? Esatto. Avevano visto un post su internet, erano molto incuriositi, era molto curioso, mi ha detto: cioè, io lo voglio comprare, sto venendo a Gran Canaria, lo posso acquistare lì. Alla fine ci siamo incontrati e ovviamente con molta gioia l'ho anche autografato. Certo. Poi vabbè, sarebbe un piacere. Insomma, per me, andare, che sono un esordiente, l'autografo, insomma, mi dà pure un po'. Mi sì, sembra strano, perché è il tuo primo libro, no? Sì, è il mio primo libro. E allora c'è in ballo già qualcos'altro? Un seguito? Sì. Beh, storia. Proprio perché l'argomento, insomma, immaginate, è molto curioso e di materiale ne ho veramente tanto. Beh, immagino. Insomma, questo secondo libro sto scrivendo molto di più sull'agenzia, sul mondo, insomma, che ruota intorno, e sempre con toni molto divertenti. Una curiosità, Chiara, ma tu sei partita qua da 3 anni fa, e sapendo già di lavorare senso dall'Italia, da dove? E sapendo già di andare a lavorare per questa agenzia, ti è capitato? No, perché voglio informazioni. No, da dove diceva? Dove è partita? Da Roma. Ah, no? Da Roma. Non senti la parlata che è Roma? sì, è romanaccia. La romanaccia. Sì, no, io non sapevo assolutamente. Infatti è molto divertente leggere il colloquio di Caterina nel libro, perché è molto simile a quello che ho fatto io. Cioè, nel senso che io ero completamente ignara quando ho risposto alla domanda, alla proposta di lavoro, e quando sono andata poi al colloquio ero rimasta basita, perché appunto, no, anch'io non sapevo dove mi sto mettendo. Certo. E invece poi con molto stupore positivo ho scoperto invece qualcosa che mi ha dato tanto, ecco, sia a livello umano e sia a livello, insomma, creativo, perché ripeto, Innamorarsi alle Canarie
pur essendo un esordio, devo essere sincera, è stato di successo per me. Bene, bene. Allora, cari amici, vi abbiamo incuriosito sicuramente. Amazon, possiamo dire il prezzo? Si può dire, no? Tranquillamente. Sì, sì, è accessibilissimo, perché essendo in self, l'ebook è a 2,99€, mentre il cartaceo è a 9,90€, insomma... Allora, sono prezzi molto... Poi se in più avete Prime, vi arriva anche senza spese di spedizione, esatto. Cosa volete di più? Ah sì sì, c'è anche chi ha l'abbonamento col Kindle che è gratuito, quindi ancora... Dai dai, mi raccomando ragazzi, scegliete questo bellissimo libro da leggere perché c'è da scoprire tante curiosità. Che dire, sì, ecco, Chiara, faccio... guarda che mamma mia, guarda. Per forza che ti innamori lì. Ti innamori sì. Noi abbiamo scritto innamorarsi a Cianodenza, ma non ha venduto niente. Non è diversa la cosa. Ma Chiara, allora, spiegaci un attimo come parte la tua mattinata, no? Ti svegli, tranquilla, vedi il mare, poi vai in agenzia, o sbaglio? Sì, faccio, ecco, faccio colazione sulla mia terrazza. Bello. Ecco, un bene. Po' come me, io mi sveglio, vengo fuori, c'è da tirare su quello che fa il cane. Parcheggio la Escort? No. Parcheggio la Escort, sì, la Ford Escort. Anche io ce l'avevo. Che è diverso. Dai, allora ti facciamo il nostro in bocca al lupo, sia per il tuo lavoro. Grazie Nicola, grazie dell'invito. E soprattutto per la vendita di questo libro e per anche il sequel, quello che verrà dopo. In bocca al lupo. Ciao cara, Previ. Ciao Chiara. Ciao, grazie di nuovo. Noi andiamo in musica e arrivano le immagini di Cavriago registrate sabato sera. E fatevi l'applauso, tutto questo succedeva sabato sera a Cavriago, mi raccomando, vogliamo fare il bis sabato sera al Bismantova a Cattelani. Tu lo conosci quel salone lì, Circolare Affetti. Sì, abbiamo fatto diverse cose. E noi con Manu Inò, con Cristian Garbinato, con gli OMB, insomma, poi insomma abbiamo rapporti con Giovanna, con tutti i ragazzi del circolo, in diverse occasioni ci siamo stati. Allora ti ha incuriosito questo libro? Ma molto, moltissimo, per l'argomento di per sé, capisci? Poi vabbè, adesso parte diciamo l'altro lavoro, lei lavora, ho capito bene, no? Sì, come pubblicista. Come pubblicista. Cioè in un'agenzia di pubblicità per annunci di ragazze escort. Che è si una sa, cosa... comunque sono annunci che se l'ultima pagina dei giornali è tutta piena. Quindi del lavoro ce n'è. No, mi intriga anche il fatto di come uno partorisca un racconto partendo anche da una base vera, però come sviluppa la fantasia. Perché una canzone è più corta, è più succinta, cioè esatto. Tu metti un'idea, la metti a disposizione di un libro racconto. Invece... Un libro ha bisogno di uno svolgimento, è una cosa che mi ha sempre incuriosito, quindi prima o poi, facendo poi in futuro nuovi progetti, anche una rubrica specifica sui libri, cercherò di entrare nella psicologia. A proposito di nuovi progetti, perché tu hai spoilerato, hai detto appunto che concluderai questa tua... Avventura con Radio Circuito 29, ma sei già pronto per nuove avventure, sì, direi. Sì, diciamo, più che avventura, un matrimonio non possiamo dire nulla, mezzo, però insomma, se vuoi... Sì, no, ci sono nuovi progetti che avevano comunque già una bozza, uh-huh. E per quanto riguarda la loro modalità di avanzamento, adesso chiaramente in virtù di questa separazione che si è consumata più velocemente del previsto, ma ripeto, senza nessun problema, questi progetti avranno uno sviluppo. Devo dire che in questi anni la parte informativa mi ha molto preso, e la parte sociale altrettanto, quindi mettendo insieme queste due cose, insieme chiaramente alla parte musicale che rimane una parte della mia anima, non potrei fare senza, come facciamo, unendo il tutto sto costruendo insieme ad altre persone una situazione che possa essere molto somigliante al mio modo di vedere le cose, certo. Che chiaramente serve perché dopo arrivati a un certo punto, a una certa età, con una certa esperienza, si prova a rimettersi in gioco, a mettersi a capo di qualcosa che poi a pioggia scenda a seconda di quelle che sono le mie nozioni, quindi con collaboratori chiaramente, con tutte persone che collaboreranno in maniera attiva e non passiva ovviamente a questo progetto, però ecco, mi piaceva mettermi in gioco mettendoci veramente la faccia, essendo primo riferimento del nuovo progetto. Nel bene o nel male, vada bene, vada male, comunque alla fine io sarò quello che sarà il riferimento. Ti vedremo comunque sugli schermi. Assolutamente sì. Che sia social, che sia televisivi, radiofonici, qualcosa si farà. Assolutamente sì. Sicuramente. Ci andiamo ad ascoltare un brano, ormai siamo quasi in chiusura, mamma mia. Ma no. È volata via la puntata. Intanto arriva un ti lascio, una parola, goodbye. Con sempre con l'amico Daniele Sacco. Esatto, eccola qua. Che bella.
Goodbye, my friends, goodbye. Beh, goodbye, sembra goodbye. Un arrivederci, però che non sia un addio. Perché, no, no. Perché no. Dopo tu dici, poi dopo non ti fai vedere per un anno. Dimo, famo, e poi c'è Brignano. Esatto. No, perché facevamo le puntate al sabato, al poi sabato. Dopo le ho tirate via. Vedi, dalla colpa magari, mia. Chissà, tu hai tolto la puntata. Chissà, magari potrebbe ritornare un appuntamento fisso. Guarda, ti dico una cosa, Nicola, ma proprio perché sei tu. Dimmi. Visto che adesso per qualche settimana avrò un po' di tempo in più, ok. Se vuoi, tipo, non so, fra una quindicina di giorni torno. Dai, volentieri. Così c'è un bel lunedì. Ci sentiamo. Inizio settimana, così ti piace, così diamo il buongiorno a tutti quanti. Perfetto. Volentieri. Prima una volta c'era Monica il lunedì. C'era Monica, non è uguale. Cioè. Hai preso il suo posto. Di Monica? Capelli lunghi. Ci sono siamo. Tricotico anch'io. Tra l'altro, aveva mandato i saluti. Dove sta? Buon inizio settimana a tutti. Un salutone a Paolo. Grazie. Monica. Stavo dicendo, non ci siamo mai incrociati. Io, un saluto a Paolone, no? Un salutone a Paolo. Sai che si narrava che fossimo la stessa persona? Esatto. Truccati, perché non ci siamo mai visti. Io non ho mai visto, cioè per Monica è un ologramma. Non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata io. Ma penso a te. Intanto ti do un appuntamento un mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18. Dai, fammi venire. Ci sarà uno speciale, dai, se vuoi venire a prendere un caffè con noi. Dai. Così chiacchieri con lei, io vi canto una canzone. Va bene. Dai, invitato, via. Grazie. In uno speciale del Nima Show Live al pomeriggio. Andiamo con i saluti, Paolo, perché ormai c'è giusto il tempo di lanciare la sigla e salutarci. Io ti ringrazio dello spazio, del tempo, ci vediamo presto. Ce l'hai promesso, eh? Mi raccomando, no, ma io... mi raccomando assolutamente. Mi chiamano Pinocchio. Io vi do l'appuntamento a domani, ore 11 puntuale, su Nima Radio TV, su Facebook e su tutte le radio che ci trasmettono. Grazie a tutti, bye bye, e non finisco con la canzone. Chiedo scusa all'amica Dora che mi aveva mandato una richiesta, l'ho già scaricata, domani Dora... ti mando la canzone che hai richiesto, dal titolo La mia preghiera. Adesso sigla. Bye bye.